Volkswagen Concept. Carmelo Scaramuzzino, reduce da un bellissimo secondo posto dello slalom di Cellara con la Wolf, slalom di Luzzi con una Fan Cup. Due macchine a trazione posteriore totalmente diverse. Stai stando sempre di più sulle macchine, perché domenica prossima, anzi sabato, hai bisogno di allenamento per la tua gambata. Allora, dici un po' com'è la Fan Cup e poi ci dirai un po' della macchina di per Gambari, dai. Allora, intanto ringraziamo Arcangelo che mi ha fatto portare entrambe le macchine. La Wolf è una bellissima macchina, bella, divertente, è la stessa cosa che tutti i ragazzini provano quei simulatori, vi posso dire che è la stessa cosa, identica.
Il fan cup era la prima volta che ci salgo, è divertente. Ora la facciamo vedere per chi, eccola, questa è la fan cup, cioè un maggiolino con motore posteriore diesel, turbo diesel. Turbo diesel, intanto nasce per la vista. Ora vediamo, ora che ci sono salito, sperimentiamo con mio fratello che cosa fare per divertirci un po' di più. Sì, per giocarcela, dai. Bene, allora, la macchina di Gambaria, sappiamo che sei in E2 Sport Car 2000, motore libero, telaio. È una norma. È una norma, ecco. Dovrebbe essere una norma, che ancora me la devono consegnare. Addirittura. Sì, speriamo che domani o martedì al massimo verrà messa al banco per vedere se tutto va bene. Se tutto va bene. Quindi sabato grandi attese. Sì. Bene, io come al solito, tu lo sai, domenica ti aspetto al parco chiuso per un'intervista. Certo. Come dovrà essere? Dai, diciamo così? Sì, dai. Grande Carmelo, grazie. Grazie. Della scuderia Piloti per Passione per la categoria E2 Silhouette. Sul una splendida fan cup si sta divertendo, chiamiamo Carmelo Scaramozzino, vince l'assoluto anche di E2 Silhouette. Carmelo, vuoi rimanere qua perché chiameremo fra poco un tuo amico della scuderia Aspromonte sulla Wolf GB08 per E2 SS Arcangelo Modaffari. Modaffari, mi sono guarda che vittoria che ha portato, gli facciamo un applauso.